Siamo lodati Gesù e Maria. La prima lettura che abbiamo ascoltato dal profeta Ageo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che c'era durante la Santa Messa, ricorderete, parla della ricostruzione del Tempio, quindi è un'esortazione rivolta da questo profeta sia al governatore della Giudea che al sommo sacerdote ad essere solleciti nell'intraprendere i lavori di ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, il Tempio che era stato distrutto e che poi si iniziò a ricostruire quando il re di Persia, Ciro, rimandò gli israeliti a casa. Vede che il successore di Ciro, siamo al tempo di Dario, l'anno secondo del re Dario, la parola del Signore fu rivolta ad Ageo e disse: «Re, ma vi sembra il caso di abitare tranquilli nelle vostre case, mentre questa casa, che è quella del Signore, ancora è rovina?» E gli esorta a procedere alla ricostruzione, ricostruzione che poi sarebbe stata effettivamente compiuta sotto il tempo di Zerubbabele. Ecco, queste letture, con tutte quelle che riguardano la ricostruzione del Tempio, ci fanno pensare all'importanza della casa del Signore e del decoro di essa. Voi sapete che uno dei doveri del parroco è di mantenere anche la chiesa di pietra pulita, ordinata e ben messa. Non è la prima cosa, d'accordo? Perché la prima cosa è la cura delle anime, che sono le anime quelle che contano agli occhi del Signore. L'edificio sacro è comunque un qualche cosa di transitorio, di legato a questo mondo. Io spero che tra mille anni ci sia ancora questa cattedrale, però potrebbe anche non esserci, che viene la Sassuolo, d'accordo? Invece le nostre anime devono vivere per la vita eterna. Ecco, però la cura per la casa del Signore è cara al Signore, quindi non bisogna assolutamente pensare che investire o anche spendere, per parlare chiaro, insomma, nella casa del Signore sia uno sperperare o fare delle cose inutili, perché sono cose che il Signore gradisce e molto, come la Sacra Scrittura stessa ci attesta. Dio non ha bisogno delle nostre case di pietra, però che le nostre case siano decorose e belle è una nostra forma di amore nei confronti del Signore che Lui accetta, perché noi siamo esseri umani fino a quando siamo qui. Ed è anche un grande aiuto per noi, perché una casa di Dio degna di questo nome aiuta le persone a entrare in contatto con Dio. Se vedete in giro alcuni mostri che hanno costruito adesso, brutti quanto la fame, in cemento armato, io dico sempre: mamma mia, ma speriamo che non mandano in questo qualche posto del genere, se no devo farmi un'overdose di fede, perché se entro in un posto del genere la fede subito comincia a perderla. Poi certamente dovrò trovare il modo di riconquistarla, però capite che quindi noi dobbiamo anche ringraziare il Signore di essere qui, ringraziate voi che ci vivrete per tutta la vita, insomma, perché questa è una delle chiese più belle che esiste dalle nostre parti. E speriamo sempre di concorrere tutti a tenerla bene e ordinatamente. Il Vangelo invece ci presenta una figura brutta, che è quella di Erode. Questo Erode è Erode Antipa, è quello che ha fatto ammazzare San Giovanni il Battista, lo dice lui stesso, no? Dice: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è costui? È una figura inquietante, se Erode Antipa, perché sapete, Erode Antipa aveva avuto dal Signore una chance, perché San Giovanni Battista è stato suo prigioniero per un po' di tempo. I Vangeli ci dicono che lui ogni tanto andava a sentire San Giovanni Battista, era quindi in qualche modo affascinato da questa figura. Dovete pensare che quest'uomo era un uomo corrotto, come lo ha dimostrato, era un adultero pubblicamente conclamato. Adesso purtroppo non c'è stato manco più caso quando stavano gli adulteri che sono inneggiati dalle telenovelas, ma voi capite, a quei tempi una cosa del genere, un re che dava pubblico scandalo, era veramente pubblico scandalo, quindi ci voleva un buono stomaco, insomma, a presentarsi in questo modo. Il problema è che si è giocata male la chance di San Giovanni Battista, perché poi per il balletto di una mima gli è andata a tagliare la testa, e con quel peccato ha segnato la sua condanna a morte. E Gesù non si è mai parlato con Erode Antipa, non si è mai fatto vedere. Vi ricordate che durante il processo, ricordate, a un certo punto Pilato manda Gesù da Erode, e anche lui è. Con Erode i Vangeli dicono che non gli ha rivolto nemmeno una parola, silenzio assoluto. I Vangeli ci dicono che, per esempio, con Ponzio Pilato Gesù un pochino ci ha parlato, ha provato a farlo riflettere, anche se era un pagano, no? Gli ha detto tante cose, ha detto: il mio regno è di questo mondo, ha detto: guarda, io devo rendere testimonianza alla verità, io sono re dei giudei. Ma con Erode non gli ha rivolto neanche la parola,
tant'è vero che Erode si è arrabbiato e gli ha messo la veste bianca, ecco, per dire che era matto, che era ebbio, che era buono manco a parlare. Sono tutti quanti, diciamo, esempi, diciamo, tacitamente istruttivi. Cioè, perché Gesù non ci ha parlato? Ma sapete che Gesù è buono, Gesù vuole salvare le anime, quindi se te la può dire una buona parola te la dice. Perché non ci ha parlato? Perché quel cuore era ormai completamente chiuso ad ogni possibile azione della grazia. Perché? Perché ha avuto una chance grossa quanto una casa, ripeto, San Giovanni Battista dentro casa, l'ha ammazzato per il balletto di una mima, quindi ha calpestato indegnamente un dono tanto grande, e ci ha messo la parola fine. Cioè il suo cuore si è talmente indurito nel male da rendersi, come dire, inconvertibile. E per questo Gesù non deve volto nemmeno una parola. Quindi noi dobbiamo essere molto molto preoccupati. Sapete che anche tra noi esseri umani si dice che cos'è più grave? L'indifferenza o l'odio? È più grave l'indifferenza, cioè quando uno non te si fida proprio. I testi sacri ci dicono che noi dobbiamo tremare quando Dio non parla più. Perché fino a quando parla, o anche quando da qualche suonata, no? I cosiddetti, tra virgolette, castighi, le prove, eccetera, vuol dire che ancora si prende cura di noi, no? Quindi ci ritiene in qualche modo correggibili, salvabili. La cosa più grave è quando Dio non parla più. La cosa grave è quando Dio non parla più. È quando non manda più i suoi profeti, quando non manda più le sue cose, allora bisogna preoccuparsi. Perché vuol dire che il cuore di uomo è talmente tanto ostinato, da essere divenuto addirittura indegno di ascoltare la parola del Signore. Il Signore non parla più, generalmente lo fa potente, ecco, però il caso di Erode è davvero un caso che fa molto riflettere, anche se in maniera un pochino dolorosa. Ecco, noi chiediamo a Maria Santissima di avere sempre il cuore come il suo, aperto alla parola di Dio, e di avere, come lei ha, una grande attenzione e anche un grande rispetto, un grande decoro, questo è tipico delle anime mariane, per la casa del Signore. Le anime devote alla Madonna si comportano nel Tempio come si comportava Maria Santissima, quindi con il massimo spirito di adorazione e di rispetto, della coscienza di stare dinanzi alla casa di Dio, che esige da parte nostra un comportamento pienamente rispettoso, adorante e amante la sua immensa e infinita maestà. Siamo lodati Gesù e Maria.